Oh, ultimo appuntamento dell'anno 2020. Benvenuti nel 5 per un autore che nel 2021, ve lo anticipo, si ridurrà a soli due appuntamenti annuali, quindi uno a giugno, sempre il 21, e uno a dicembre. L'autrice che andiamo a analizzare oggi nella vita e nelle opere è Astrid Lindgren, di cui ho letto appunto 5 romanzi negli scorsi 3 mesi. Astrid Lindgren mi ha sempre affascinato come personaggio, ma in particolare mi ha affascinato e incuriosito nel momento in cui ho letto la sua biografia, narrata in maniera favolistica all'interno della raccolta Storie della Buonanotte per bambine ribelli, che ho adorato, infatti io aspetto per Natale il secondo e il terzo volume. Parliamo un po', come al solito, della vita in generale di Astrid, che è una grandissima donna, secondo me. Dopodiché andremo a vedere un attimo le opere e i premi che ha ricevuto. Allora, il nome già lo devo leggere perché è lunghissimo, esattamente come il suo personaggio masterpiece Pippi Calzelunghe. Astrid Anna Emilia Eriksson Lindgren nasce in Svezia a Vimmerby, o Vimmerby, non so come si pronunci, il 14 novembre del 1907. È dello Scorpione. Cresce in un clima familiare nella fattoria di famiglia, e da qui poi infatti notiamo, secondo me, tutte le ambientazioni delle sue opere. In un ambiente più che povero, rurale, insomma, però c'è sempre questo valore dell'aria aperta, la campagna, i bambini che giocano, ecco. Dal 1924 al 1926 lavora per un giornale sempre a Vimmerby, il Vimmerby Tidning, un giornale locale nel quale lei scrive proprio per tenersi impegnata e comunque praticare bene la scrittura. A 18 anni rimane incinta fuori dal matrimonio e infatti, per sfuggire al bigottismo del suo paese d'origine, si deve trasferire a Stoccolma, quindi nella grande capitale dove tutto è concesso. Purtroppo il primogenito Lars, proprio perché era un bambino fuori dal matrimonio, viene dato in affidamento, ma per una serie di eventi poi tornerà nella vita di Astrid tempo dopo, in occasione della nascita della sorellina Karim. Karim, che è la secondogenita di Astrid, è diciamo la causa, oppure grazie a lei meglio, che nasce il personaggio di Pippi Calzelunghe. In quanto Astrid, per confortarla in un periodo di lunga malattia, inventa questo personaggio e ogni sera le racconta una storia di questo personaggio. Poi, durante invece un momento in cui Astrid stessa deve rimanere a letto, mi sembra perché si rompe una gamba sul ghiaccio, non mi ricordo, qualcosa del genere, stende la vera e propria opera nata per caso per intrattenere la figlia, la stende, comprese le illustrazioni, e dopodiché finalmente viene pubblicata, e questo causa ovviamente la grandissima fama di questa scrittrice geniale. I suoi libri, che sono 115 opere, quindi rendiamoci conto, sono stati trascritti in più di 70 lingue. Ci fa capire quanto queste opere siano importanti nella letteratura dell'infanzia, ecco. Si è sempre prodigata e impegnata nella difesa dei diritti dei bambini e degli animali, tant'è che si è meritata appunto il titolo di Dama del Sorriso. È appunto un titolo molto famoso a livello mondiale, che viene dato, conferito alle persone che si prodigano appunto per i diritti di bambini e animali. Una cosa che mi ha fatto morire da ridere è che per il suo 94esimo compleanno nel 2001, quindi un anno prima della sua morte, è stato pace nel mondo e vestiti carini, cioè un personaggio, giuro, mi ha fatto morire da ridere questa frase. Invece nel 2002, quindi nell'anno della sua morte, che in realtà è anche abbastanza recente se ci pensate, perché parliamo di 18 anni fa, non è tantissimo se ci pensate, venne istituito l'Astrid Lindgren Memorial Award, un grandissimo premio, se non il più grande premio nell'ambito della letteratura infantile. A lei poi è stato dedicato a Vimmerby, quindi nel suo paese d'origine, un parco tematico, quindi un parco tematico ispirato alle sue più grandi opere, alla sua vita. Insomma, in questo parco comunque tu puoi vedere la vita di Astrid Lindgren e in generale attraversare i luoghi dove lei ha preso l'ispirazione per le sue opere, poi attraversare un po' le sue opere. Infatti adesso, dato che comunque la Svezia prima o poi sarà una delle mie mete turistiche per le vacanze, ho il sogno, tra virgolette, di andare a vedere questo parco perché mi sono innamorata di questa autrice. Parliamo di quando sono uscite le sue opere che ho letto, perché se andiamo a vedere tutte le 115 opere, stiamo qua fino a dopodomani. Quindi io vi dirò
la data di uscita delle sue opere di cui ho letto negli ultimi mesi. Pippi Calzelunghe, che è anche il libro che ho recensito il 14, è uscito nel 1945 ed è stata appunto la sua prima grande opera. Rasmus e il Vagabondo è uscito nel 1957. Vacanze all'Isola dei Gabbiani è uscito nel 1964. I Fratelli Cuor di Leone nel 1973. Invece Mio Piccolo Mio sono andata a cercare, ma non c'è una datazione precisa. Se voi la sapete, fatemi sapere qua sotto nei commenti. I premi che ha ricevuto sono tantissimi. Primo tra tutti, un premio che abbiamo già nominato per quanto riguardava, mi sembra, Silvana Gandolfi, è il premio Hans Christian Andersen del 1958, un premio ambitissimo in ambito di letteratura per ragazzi. Nel 1973 vince il premio Lewis Carroll Shelf Award, un altro premio molto ambito. Nel 1993, l'anno della mia nascita, vince l'International Book Award dell'UNESCO. Nel 1994 vince il premio Nobel alternativo, che è stato, mi sembra, istituito forse apposta per lei, non mi ricordo bene, non vorrei dire una cavolata. Infine vince nel 1997 il premio come personaggio svedese dell'anno. Quando le venne conferito questo premio, la sua frase top fu: "Non capisco come possiate nominarmi personaggio dell'anno, io che sono cieca, sorda e mezza pazza. Faremo meglio a non dirlo troppo in giro, sennò penseranno che tutti in Svezia siano come me." Cioè, applausi, 90 minuti di applausi per Astrid Lindgren. Una donna pazzesca che fino all'ultimo, fino al suo ultimo respiro, è stata non solo una grande donna a livello di impegno sociale, a livello di fantasia, a livello professionale, ma anche a livello umano proprio. Il suo umorismo traspare assolutamente dalle pagine che scrive, dalle sue storie, ma anche assumono le sue opere un certo dramma che magari può essere ricondotto alla perdita della secondogenita Karim, ma anche magari alla sua esperienza di trasferimento dal paese d'origine, dove stava così bene perché ha dovuto trasferirsi, lo sa solo il bigotto più bigotto dei bigotti, e al fatto di dover dare in affidamento il suo primogenito. Penso che, essendo così prodigata verso i bambini, queste siano le motivazioni principali per cui traspare del dramma, ma soprattutto nei suoi romanzi c'è sempre questo affrontare il tema della morte. Analizzando la sua vita mi sono resa conto che la morte non spaventava lei stessa, perché comunque lei era felice di essere anziana, lo notiamo appunto dalla citazione che vi ho fatto poco fa, ma tanto invece nelle persone a cui lei teneva, bambini compresi. Infatti in opere come per esempio Fratelli Cuor di Leone il tema della morte è veramente importante, ecco, nella trama generale del romanzo, anche in Mio Piccolo Mio ve ne ho già parlato. Astrid Lindgren, ragazzi, gran donna che mi ha insegnato tanto. Applausi, 90 minuti di applausi di nuovo per Astrid Lindgren, per la sua filosofia di vita, per quello che ci ha insegnato, che ha insegnato a noi donne in generale, noi donne che non abbiamo avuto sempre momenti felici. Vi consiglio caldamente di leggere i suoi romanzi, di farli leggere alle bambine e ai bambini, perché sono importanti, regalano degli insegnamenti importanti, ma se vi capita, raccontate anche la storia della vita di Astrid Lindgren, perché è una vita pazzesca, meravigliosa. Lei è stata una gran donna fino all'ultimo. Ci ricorda che le cose importanti della vita in realtà alla fine sono molto semplici. Crucciarsi sui problemi grossi della vita non serve a niente, soprattutto ai bambini. È giusto ricordarla non solo per le sue opere, ma anche per gli insegnamenti che ci ha dato. A voi piace Astrid Lindgren? Avete letto qualcosa di suo? Avete qualche altro romanzo suo da consigliarmi? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questo 5 per un autore possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!